Allora, dunque, riprendiamo il discorso sulla conservazione degli alimenti. Ok, chiaramente adesso abbiamo un'idea sulle tipologie di trattamenti che dobbiamo fare, fisico, trattamento magari chimico oppure biologico, per poter conservare il nostro alimento. Adesso piano piano noi con queste tecniche di conservazione degli alimenti ci stiamo portando verso quello che tra qualche manciata diciamo di minuti diventerà poi l'autocontrollo. Cioè noi adesso abbiamo cominciato ad acquisire dei concetti relativamente al modo in cui noi dobbiamo, lavorare per poter aumentare e allungare la vita dei nostri alimenti, quello che si chiama tecnicamente shelf life. Quindi però dovremmo avere anche un'idea di quelli che sono i limiti magari alla concentrazione microbica, perché in questa maniera, avendo delle tecniche per poter conservare gli alimenti, avendo a disposizione dei limiti magari sull'alimento, questo è il punto. E avendo quindi dei limiti sulla conservazione degli alimenti, noi saremo in grado poi, evidentemente, di standardizzare le procedure per poter produrre un alimento nelle migliori condizioni possibili. Allora, stiamo facendo un po' un riepilogo, ma piano piano, avendo adesso le tecnologie per conservare gli alimenti e adesso vedremo anche quelli che sono i limiti e magari i possibili microrganismi che noi possiamo incontrare in una data produzione, ci porteremo verso la fine della lezione ad utilizzare una procedura standardizzata di autocontrollo, come si chiama, per poter far sì che la nostra azienda sia nelle migliori condizioni, almeno dal punto di vista igienico-sanitario. Allora, riepilogando, tipo e cause delle alterazioni nelle microbi negli alimenti, abbiamo detto variazioni di colore, odore, consistenza, la formazione di patine batteriche, l'accumulo di gas o schiuma, la fuoriuscita di liquidi, magari sudati, magari per esempio nel caso dei formaggi, quando messi in ambiente non idoneo, quelli cominciano a esudare degli oli. Allora, quindi per quanto riguarda poi ancora le cause delle alterazioni microbiche sono causate dalla crescita di microrganismi oppure causate dalla liberazione di enzimi extracellulari o intracellulari, quindi a causa per esempio della lisi delle cellule, no? Scissioni. I microrganismi devono venire in contatto con l'alimento, l'alimento deve consentire lo sviluppo di un pH, di un'acqua libera o un potenziale di ossidazione di sostanze inibenti di una o più specie microbiche contaminanti. L'alimento deve essere conservato in condizioni di temperature che consentono la moltiplicazione microbica. Ciò deve avvenire per un tempo sufficiente per il raggiungimento di una concentrazione microbica tale da causare l'alterazione evidenziabile nell'alimento.
significato del tipo di microrganismi. I batteri, a causa del tempo di duplicazione più breve e dopo di essi lievi, sono favoriti rispetto alle muffe per causare alterazioni in tempi brevi. Quindi stiamo vedendo un po' quali sono gli eventi che si possono susseguire all'interno dell'alimento e quindi quali di questi microrganismi di tipo contaminante vedremo prima in un alimento. Negli alimenti in cui batteri lievi non sviluppano in condizioni favorevoli e che sono conservati per periodi di tempo relativamente lunghi, quali pane, formaggi duri, per esempio, questo non si evidenziano subito degli effetti dello sviluppo microbico, ma il pane, per esempio, si sviluppano gli intermuffi dopo un po' di tempo, perché hanno necessità per raggiungere quelle concentrazioni di umidità, di pH, eccetera, di tempi più lunghi. Formaggi duri, insaccati, stagionati, frutti acidi e vegetali, le alterazioni di origine fungica sono più frequenti in questi perché si raggiungono dopo più tempo, anche perché le condizioni per i batteri e quindi i microrganismi non sono possibili, ma solo gli intermuffi e muffi possono svilupparsi su questi alimenti. Il confezionamento in anaerobrosa ha contribuito a ridurre le alterazioni indotte da muffe e in parte anche da quelle da lieviti, ma non quelle dovute a batteri tipo anaerobi obbligati e facoltativi. Significato del numero di microrganismi, questo ovviamente il numero di microrganismi che si può produrre in un alimento e chiaramente anche esso funziona delle condizioni di vita. Ci sono alcuni che si riproducono più velocemente, altri si riproducono meno velocemente. Per produrre un cambiamento evidenziabile, i microrganismi, specialmente i batteri lievi, devono moltiplicare raggiungere un certo numero, spesso definito come il livello di comparsa delle alterazioni. Batteri lievi devono raggiungere il numero di circa 10 milioni di cellule per grammo, per millilitro o per centimetro quadrato di alimento, partendo da un numero di cellule normalmente presenti inizialmente, in numero molto esiguo. A seconda della natura specifica dell'alterazione del tipo di microrganismi, il numero di microrganismi presenti alla comparsa dell'alterazione può variare da 4 milioni fino a 100 milioni di cellule per grammo, o se volete per centimetro quadrato. Quali sono i microrganismi predominanti? Diciamo che, come già vi accennai nella lezione precedente, in realtà comunque dobbiamo aspettarci che ci siano sempre dei microrganismi, anche se in numero molto piccolo questi ci possono essere. Comunque, poi col tempo ovviamente questi poi si moltiplicano e quindi si raggiungono dei livelli abbastanza livelli di guardia. Un alimento non alterato contiene microrganismi, lieviti, muffe, eccetera, e anche virus di genere differenti ed anche di più specie di uno stesso genere. Quando l'alimento è alterato si osserva che contiene prevalentemente uno o due tipi di microrganismi predominanti. Sì, perché effettivamente voi dovete sapere che in realtà se c'è un dato microrganismo, nelle condizioni iniziali non è detto che non ci fossero altri tipi di microrganismi o tipi di batteri. È solo che poi nel corso dell'evoluzione, della crescita, si ha alcuni microrganismi hanno il predominio sugli altri e quegli altri vengono eliminati. Tra le varie specie presenti e capaci di crescere, solo quelle con il più breve tempo di duplicazione alle condizioni di conservazione aumentano rapidamente in numero rispetto all'altro. E quindi questi sono in grado di causare l'alterazione visibile, mentre gli altri tipi di microrganismi che non hanno trovato le condizioni favorevoli di crescita, quindi vedi il pH, vedi l'acidità del prodotto, non sono in grado di crescere e quindi vanno a scomparire. E quindi si ha la predominanza di un dato microrganismo rispetto all'altro. Per esempio nella carne bovina pH 6, con una carica microbica totale iniziale pari a 1000 microrganismi per grammo e quella finale pari a circa 60 milioni per grammo, e quelli che hanno il predominio in 12 giorni sono i pseudomonas. I primi giorni, insomma, la concentrazione era praticamente uguale, o quasi, però come vedete, però poi a 12 giorni, cioè chi aveva il totale, circa 80%, è rappresentato da altri
alla fine altri sono praticamente scomparsi, è rimasto solo Pseudomonas. Questo per dire che le condizioni di pH, le condizioni di umidità, le condizioni di potere ossido riduttivo, eccetera, sono tali che effettivamente hanno favorito la crescita dello Pseudomonas come microorganismo e non degli altri. Gli altri, che all'inizio rappresentavano quasi l'80%, sono scomparsi. Chi è riuscito a sopravvivere, ha avuto un predominio, è stato invece lo Pseudomonas, che ha trovato le condizioni di vita ideali, migliori. Si possono formare delle patine batteriche, biofilm, sono composte da comunità di microrganismi aderenti ad una superficie. Esse sono comunemente contenute in una polisaccaride extracellulare sintetizzata da essi stessi. La presenza di umidità e l'adeguatezza di nutrienti favorisce lo sviluppo di patine batteriche. Allora, quali sono le reazioni chimiche e processi fisici che possono alterare le caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari? Reazioni chimiche, imbrunimento non enzimatico, imbrunimento enzimatico, idrolisi dei lipidi, ossidazione dei lipidi, idrolisi delle proteine, denaturazione delle proteine, agglomerazione delle proteine, idrolisi dei polisaccaridi, glicolisi, sintesi di polisaccaridi, degradazione dei pigmenti naturali, inattivazione delle vitamine, modificazione della biodisponibilità di vitamine e sali minerali. Processi di natura fisica e chimico-fisica, cristallizzazione degli zuccheri, retrogradazione dell'amido, perdita di sostanze volatili, assorbimento e desorbimento di umidità, modificazione della compartimentazione dei componenti. Alcuni prodotti del metabolismo microbico negli alimenti. Oramai diciamo che stiamo entrando nel merito, quindi noi possiamo avere carboidrati, per esempio i carboidrati possono sviluppare CO2, idrogeno e acqua ossigenata, lattato, acetato formato, succinato, butirrato, isobutirrato, poi butanolo o altri prodotti, diacetile, butanediolo, destrani, levani, eccetera. I nutrienti a base di azoto possono sviluppare CO2, idrogeno, ammoniaco o acido solfidrico, quindi mercaptani, solfuri, che sono poi quelli che danno l'effetto, l'odore caratteristico, puzzolente, insomma, cattivi odori. Per esempio la putrescina e quello di cadaverino sono odore della decomposizione di carogne, eccetera. I disolfuri, alcuni mercaptani o disolfuri, per esempio l'uovo marcio, è dovuto alla presenza dello sviluppo di acido solfibrico, dovuto alla presenza di lisina, che è un aminoacido contenente lo zolfo. Ammine, lipidi, sviluppano acidi grassi e quindi di conseguenza il glicerolo, o composti idroperossidi e carbonili. Alterazioni conseguenti al metabolismo dei microbi dei carboidrati, fermentazione lattica o alcolica dovuta ai batteri lattici produce solo acido lattico, acidificazione. Fermentazione mista, acido lattico produce anche CO2, nonché acetato. Fermentazione acida mista, bombaggio delle conserve, quindi di scatolame, specialmente quelle ricche in carboidrati. L'acidificazione oppure la putrefazione può sviluppare tutta una serie di microrganismi. E poi naturalmente c'è ancora la fermentazione propria, anche la fermentazione butirica. Alcuni importanti batteri alteranti, proviamo. Psicotrofi che si sviluppano a temperatura inferiore a 5 gradi, e tra questi ricordiamo Pseudomonas, Moraxella, Fluorescens, Pseudomonas Fluorescens. Alcuni addirittura si possono trovare, sono poi quelli delle mozzarelle
rosa, quelle blu, in realtà alcune pseudomonas che vengono trovate lì non sono assolutamente tossiche. Pseudomonas. Sì, quindi sono dei microrganismi presenti un po' dappertutto, che quindi in quel momento evidentemente si è trovato sul prodotto, ma poi il problema è stato. Eh sì, prodotta nel latte, sì. Infatti c'è stato un periodo in cui la pseudomonas nel latte era un problema, perché si è sviluppato in diversi allevamenti, probabilmente trasportata dall'acqua, dell'acquedotto rurale, insomma. Poi ci sono le anaerobi facoltative, ecco perché ogni tanto va valutata le caratteristiche del latte. Non solo, perché poi questo pseudomonas può avere anche effetti sul stesso animale, e quindi può rispondere male alla produzione, quindi aumenta magari le cellule somatiche, eccetera. Anaerobi facoltativi, ce ne sono una diversa numero, lactobacillus, alcuni enterococchi, enterobatteriace, Proteus, eccetera, termodurici che durano a temperatura maggiore di 65 gradi, quindi anaerobi facoltativi come Bacillus coagulans, anaerobi ancora come Clostridium laramiae, Clostridium putrefaciens, eccetera, termofili ancora. Possono germinare o moltiplicare a temperature comprese tra 50 e 60 gradi, come il Clostridium, il Bacillus e Streptococcus thermophilus. Acidurici, che possono sviluppare un pH inferiore a 4,6, ce ne sono diverse. Il metabolismo dei nutrienti chiaramente dipende dal tipo di alimento, chiaramente il tipo di alimento poi indirizza una certa reazione che non altra. Preferenza nell'utilizzazione dei nutrienti, crescita microbica in successione. Chef life degli alimenti, che cosa si intende per chef life degli alimenti? Si può intendere come la durabilità di un prodotto in determinate condizioni di conservazione. Chiaramente la shelf life di un prodotto cambia a seconda di quelle che sono le condizioni del prodotto stesso, che rappresenta in pratica il tempo limite entro il quale il progredire dei singoli eventi è realmente impercettibile sul piano sensoriale o comunque ancora accettabile sul piano della sicurezza d'uso. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 109 definisce il termine minimo di conservazione, o TMC, che viene riportato sull'etichetta, come la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Questo va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro, seguita dalla data oppure dall'indicazione del punto della confezione in cui essa figura. I fattori che influenzano lo shelf life? Beh, chiaro, i fattori che influenzano lo shelf life sono tantissimi, dipende dal tipo di produzione, dall'igiene della produzione. Comunque, al deperimento di un prodotto alimentare corrispondono a differenti e complessi schemi ascrivibili a processi chimici, biochimici, di natura fisica, fisico-chimiche, caratteristiche di ogni singolo alimento. Fattori quali la temperatura, l'umidità, la presenza di ossigeno o la luce giocano un ruolo fondamentale nella velocità dei singoli eventi reattivi. Già, per esempio, la conservazione dell'olio, che va effettuata all'oscuro in ambienti freschi, dà lo shelf life del prodotto. Quindi sono tutte delle cose che vanno valutate con attenzione. Alterazione delle carni a differenti condizioni di temperatura e umidità. Per esempio, se le temperatura di 30 gradi, quelli che si sviluppano in numero maggiore, sicuramente è il perfringens, Clostridium perfringens, nel tempo a 38 gradi in 15 minuti, invece a 30 gradi in 43 minuti.
a 20 gradi, evidentemente ci vogliono 300 minuti. A 7 gradi non riesce a riprodursi bene il microorganismo del Clostridium perfringens. L'Escherichia coli, per esempio, anche se presente, se la temperatura evidentemente è inferiore a 22 gradi, impiegherà molto tempo. Se invece la temperatura è di 38 gradi, evidentemente in poco tempo, 22 minuti, il Clostridium, l'Escherichia coli si può sviluppare. Idem Pseudomonas, vedete un attimino, Pseudomonas, se la temperatura è di 0 gradi impiegherebbe all'incirca 1200 minuti, se invece effettivamente la temperatura viene portata a 35 gradi impiega appena 45 minuti per riprodursi. Quindi qua si sta dicendo, stiamo ripetendo ancora, come le condizioni di temperatura e umidità possono influire sulla crescita microbica e il tempo per cui questi si riproducono, insomma, si possono rendere evidenti e manifesti e possono arrecare danno alla salute pubblica. L'enterobatteriace, stiamo parlando di, evidentemente, impiegano alla temperatura di 2 gradi 660 minuti, invece di 15 gradi, evidentemente, in solo 144 minuti si sviluppano. Sotto viene riportata anche le condizioni di umidità. Come vedete, evidentemente in condizioni di umidità più esasperata, 100%, il tempo impiegato evidentemente risulta più piccolo. In condizioni carni fresche, in condizioni di anaerobiosi, cresce rapidamente la pseudomonas, cresce rapidamente utilizzando glucose e poi aminoacidi con produzione di sostanze maleodoranti, quali il metilsolfuro, essere degli acidi, acidi ed esteri. Nelle carni di pollame, nelle frattaglie, nelle carni inizia prima perché è più precoce l'attacco degli aminoacidi. Ancora lo sviluppo di Acinobacter e Moraxella utilizzano preferenzialmente aminoacidi di sicura, può essere favorito in queste condizioni. In condizioni di anaerobiosi si possono sviluppare diversi microrganismi, come vedete qui. Poi magari lo vedrò. Caterine di prodotti carne sottoposti a cottura, prodotti in scatola sottoposti a sterilizzazione, carni in scatola, prodotti sottoposti a calore moderato fino a 75 gradi non presentano. Con aggiunta di sali, evidentemente il tempo per la comparsa di effetti negativi impiega è molto alto. Non sottoposti a cottura, invece, noi troviamo che questi presentano prodotti fermentati e disidratati, per esempio i salami, si possono presentare dei problemi. Qui invece è interessante, vi ricordo che noi stiamo passando piano piano da quelle che sono le condizioni per garantire la conservazione degli alimenti, ci stiamo portando a valutare quali possono essere i microrganismi che si possono sviluppare sui diversi alimenti e successivamente per fare crearci delle procedure mentali per poter noi passare al discorso dell'autocontrollo, cioè garantirci noi le migliori condizioni aziendali per poter evitare che ci sia una proliferazione microbiologica. Qui abbiamo invece il prodotto, gli affettati, quali possono essere le alterazioni e quali il microrganismo che interviene. Prodotto arrostiti, affettati e refrigerati, quello che possiamo avere le alterazioni possibili sono l'accumulo di liquidi e di gas, colore rosato e liquido rossastro in 4 settimane, proprio per la formazione di alcuni microrganismi, quali il Lactobacillus, e successivamente o i Clostridium in generale. Gli affettati da odore putrido dopo addirittura una settimana per la comparsa di Proteus o Afnia o Liquefancis. Prosciutti crotti, Riustello o altri prodotti, si possono accumulare gas,
proprio per la comparsa di questi microrganismi arrotolati di tappino, eccetera, accumuli di gas liquido, eccetera, per la comparsa di alcuni microrganismi della serie Microfages. Ancora sul prodotto da parte di, anche in questo caso, Enterococcus faciolum subitilus, ancora il tacchino per la comparsa di macchie grigie del lactobacillus di tipo aerobico, in aerobiosi. Allora, nel caso di salumi, in caso di acidificazione insufficiente, si sviluppano specie quali Clostridium, Bacillus e altri mesofili, con possibile sviluppo di fenomeni putrefattivi. In prodotti con bassa acidità, ma un'acqua libera che è maggiore di 0,92, possono essere alterati ad opera di Lactobacillus con l'accumulo di gas e liquido nelle convezioni ed evidenziazione di patine color crema, anche addirittura filamentosa. Se non confezionati, in aneubiosi a basso contenuto di acqua, si sviluppano lieviti, muffe, producono formazione di patine viscose, superfici artificiali, scolorimenti, sapori anormali. Quindi veramente interessante questo materiale per avere un'idea di quelle che possono essere le tipologie di attività microbiche sviluppatesi. La presenza di aria nell'impasto può favorire la comparsa su salumi di scolorimento dovuto all'azione ossidante dell'acqua ossigenata prodotta dal lattobacilli lattato, che il lattato vi ricordo della cronica che viene aggiunto ai salumi, più l'ossigeno eventualmente presente all'interno del prodotto produce un lattato ossidasi, quindi un enzima che va a rompere il lattato, e questo successivamente si va a degradare in piruvato più acqua ossigenata. L'acqua ossigenata poi produce un ingrigimento del prodotto. Anche in questo caso abbiamo un insaccato sottovuoto, cotto e confezionato sottovuoto, anche se sono, si possono, su AIDS si possono verificare delle attività alterative a causa dell'acidità, e quindi per la comparsa di batteri lattici, patine biancastre, o perché si vede visivamente, oppure analisi sensoriale per la presenza di batteri lattici, formazione di gas per il gonfiamento delle confezioni, anche per lactobacilli o filamentosa, ancora l'analisi sensoriale per lactobacillus sacchi. Prodotti carne sottovuoti, trattamento, quindi la formulazione e l'uso di additivi chimici viene richiesta e auspicabile la cottura di tempi adeguati proprio per evitare questo problema, o la frittatura o il confezionamento che garantisca comunque l'igiene del prodotto e la bioconservazione. E dopo il confezionamento magari è da utilizzare, è auspicabile un trattamento con irradiazione o trattamento con microonde, alterazione delle uova in guscio, ci può essere marciume verde nell'uovo, pseudomonas che è presente all'interno dell'uovo, nero, è capitato qualche volta qualche uovo nero, a parte poi l'odore nauseabondo, dovrebbe essere sicuro, però può capitare per diversi motivi, dovuto alla strutturalmente alla gallina, che può esserci un contatto rosso addirittura, ma c'è senza ammuffimento dovuto al mucor alternaria o altri prodotti d'uovo, odore putrido dovuto alle psicotrofi gram positivi, acidificazione, odore di pesce per la formazione di questa trimetilamina, sono dei composti. Anche la maionese a basso contenuto di grassi, ammuffimento in superfici, idrolisi del saccarosio, o accumuli di gas dovuti a questi saccharomyces. Applicazione dei pesci, appena il pesce muore, ci sta la degradazione degli enzimi endogeni, ossidazione degli acidi grassi insaturi e alterazioni microbiche.
chiaramente già iniziano tutta una serie di processi alternativi. A pH 6-7, presente degli sgombri, inizia l'idroperossidazione con produzione di composti con un numero di carbone da 6 a 9, aldeidi e chetoni con aromi vegetali verdi, funghi, melone per esempio. Ancora, il pesce non ne viscerà, soprattutto in piccole specie, conservato senza o con poco ghiaccio, si osserva il fenomeno di decomposizione del tratto digerente e contaminazione delle masse muscolari adiacenti da parte dei batteri enterici, quindi le Escherichia coli, che quindi noi, se non trattate adeguatamente, poi possono portare alla degradazione del composto. Poi con la produzione di tutta una serie di composti altamente tossici. Quali sono le alterazioni microbiche nei pesci? Sicuramente uno dei più dei predominanti sono la Pseudomonas, l'80% della flora microbica totale, ma anche i mesotri, quale il più comune di Escherichia coli. Questi microrganismi sono in grado di degradare con produzione di ammine, infatti l'ammina che va ricercata sui pesci per verificare la freschezza è l'istamina. Quindi tra le cose che vanno ricercate sicuramente l'istamina. Questa è per legge chiesta. Quindi nell'industria in cui si lavora il pesce, tra le analisi richieste per verificare la freschezza del prodotto è sicuramente l'istamina. Alterazioni di prodotti semilavorati e lavorati, filetti, le carni da contaminare leggermente bluastre diventano opache, gessose, se confezionate sotto vuoto o in CO2, lo sviluppo di batteri aerobi prevenuto, mentre crescono aerobi anaerobi obbligati e facoltativi, compresi i batteri lattici. Pesci leggermente salati vanno incontro ad alterazioni da parte del vibrio. Se conservate a bassa temperatura o micrococcus se ad alte temperature. I pesci disidratati ed affumicati possono sostenere lo sviluppo di muffe superficiali. Le carni macinate, surimi, conversione a base di polpa macinata, se non rapidamente conservate, sono alterate dai germi bastoncellari gram negativi. Alterazioni di molluschi e crostacei, aragoste, astici, granchi, sono commercializzati vivi, mentre gambe, scampi, canocchie, generalmente muoiono dopo la raccolta. Le carni sono ricche di azoto, fosforo, contengono 0,5% di glicosio nel pH maggiore di 6. Contengono ancora pseudomonas e altri gram negativi bastoncellari, una degradazione ossidativa e putrefattiva, con odore caratteristico di pesce. I molluschi, rispetto ai pesci e ai crostacei, contengono una concentrazione più bassa di azoto, ma più carboidrati, sono mantenuti vivi fino alla preparazione per il consumo o altre trasformazioni. Le alterazioni sono la produzione di gas ammine, pseudomonas e vibro, o anche lattobacilli enterococchi coliformi. Infatti bisognerebbe sapere queste cose, perché chi lavora in questi ambienti d'altronde deve fare attenzione che le acque di lavaggio di questi prodotti possono contenere ammoniaco o acido solfidrico, e quindi nelle zone in cui si deve fare il prelievo di questo prodotto può generare questi gas tossici e quindi la morte di coloro che stanno lavorando, come purtroppo è successo qualche mese fa. Alterazione del latte crudo. I prodotti che ci possono stare sono pseudomonas di vari tipi, i gram bastoncellari e i gram negativi, i psicotrofi, i coliformi, sono le specie prevalenti nel latte prontamente refrigerato. Pseudomonas è causa di sapori amari, fruttati, rancidità, dall'impasto per esempio. È la comparsa di nominale del gusto del prodotto pastorizzato. Batteri fermentanti in lattosio generano acidità, infatti, se non viene prontamente lavorato il latte va male, proprio perché si forma l'acido lattico.
acetico, addirittura l'acido formico, con liberazione di anidride carbonica, coagulazione del latte, coagula, addirittura noi ci proprio andiamo a indurre con l'aggiunta di coagulanti, quindi l'aggiunta di sali, eccetera. Ancora, i coliformi possono causare formazione di mucosità. Il latte non prontamente refrigerato supporta la crescita di queste specie, quali lactobacillus, enterococchi, micrococchi, bacillus clostridium e coliformi. Comunque predominano generalmente i batteri lattici che producono acidificazione e quindi coagulo del latte. Come ripeto, certe volte lo induciamo noi proprio il coagulo per poter fare il formaggio e i prodotti. Sopravvivenza, possono sopravvivere, quindi micrococcus, lactobacillus, streptococcus, post contaminazione da coliformi, pseudomonas, flavobacterium, lo sviluppo dei psicologi limita la conservabilità del latte, difetti di gusto, quando la concentrazione di microbi raggiunge circa qualche milione di cellule per millilitro. Lo sviluppo di bacillus, cerus per esempio, può causare un sapore amarognolo. Inoltre, producendo lecitinasi, causa aggregazione dei globuli di grasso che aderiscono alle pareti del contenitore e un enzima renina simile che causa la coagulazione dolce. Anche il latte HT può subire alterazioni. È un prodotto commerciale sterile che può contenere però spore vitali, come vi dissi ieri. Il trattamento UHT in generale però non garantisce che siano eliminati totalmente i microrganismi, perché qualcuno ci potrebbe sempre essere nella massa, e quel qualcuno può, se non opportunamente tenuto sotto controllo, generare problemi. Prima del trattamento termico il latte normalmente sosta diverse ore a temperatura di meno 7, a temperatura minore di 7. In questo periodo la popolazione microbica si clorofila, sviluppa arricchendo il latte di enzimi extracellulari termostabili che potenzialmente possono causare alterazione del latte a lunga conservazione. Le proteasi determinano gelificazione, la lipasi e aroma di rancido. La concentrazione di enzimi è correlata alla concentrazione batterica raggiunta nel latte crudo. In genere il latte con 8 milioni di cellule gelificano in 8-10 settimane, ma è importante l'attività proteolitica dei ceppi. Anche nei prodotti lattiero-caseari ci possono essere delle alterazioni. Il burro, per esempio, difetti di colore, oppure di rancido, putrido, dovuta alla presenza di batteri, uno pseudomonas, lievi di quale la candida, insomma bisogna fare attenzione, yogurt per eccesso di acidità, causa la presenza di temperature elevate, sapore amaro dovuto ai ceppi di, dovuto ai prodotti di peptidi amari, pure ne sembra il yogurt alla frutta, aromi anormali, lieviti, la causa sono lieviti produttori di sciottone. Prodotti con lattiere caseari, formaggi freschi a bassa acidità e elevata umidità, il difetto, superficie viscosa, sapore anormale, batteri, quali per esempio pseudomonas. Formaggi freschi a pasta filata, occhiature, superficie viscide, puntiformi giallastre, o bluastre o rosa dovute allo pseudomonas o al cronobacter o al enterobatteriace, formaggi stagionati con pH relativamente alto, quindi emmental, provolone, pecorino, grana, anche in questo caso occhiature gonfiori, aromi anomali e sapore pungente dovuti per esempio ai coliformi nel primo periodo di maturazione. Infatti ci sono presentati molto spesso delle piccole realtà, diciamo, che producono latte, che lavorano latte di pecora. In effetti i gonfiori venivano riscontrati dall'agricoltore, poi si sono tramutati effettivamente nella presenza di una quantità eccessiva di coliformi.
gli ho consigliato di fare dei trattamenti di disinfezione, disinfestazione nell'azienda, il risultato è stato superato. Quindi in una prima fase della lavorazione in cui venivano in genere buttati 20-30 forme su 400-500 che se ne facevano, poi dopo la pulizia il problema è rientrato. Se in quantità eccessive possono essere pericolose, quindi vanno trattate, anche perché in questo caso più che il pericolo è il problema che il formaggio poi gonfia in dismisura, dal punto di vista economico non è appetibile, cioè non si riesce a vendere. Sì. Può essere. Sì, insomma, se non c'è una... questo fatto dell'essere commestibile, cioè un prodotto che presenta una elevata concentrazione di Escherichia coli, ripeto, lo vedremo meglio magari le prossime volte, però se la persona non è predisposta non ci sono problemi. Se la persona presenta una sensibilità a quel microrganismo sta male, può andare a finire male seriamente. Sterilizzazione delle conserve in scatola, ripeto, in generale le persone possiedono una soglia di percezione per la presenza, diciamo, di microrganismi. Ci può essere la persona che è sensibile allo streptococco, che è sensibile a Escherichia coli, quindi basta una piccola concentrazione che questo poi possa avere degli effetti collaterali, diarrea, vomito, febbre, stati febbrili. Se non c'è questo problema non succede nulla. Sterilizzazione delle conserve in scatola, alimenti a bassa acidità, trattamenti equivalenti a 121 gradi per 3 minuti per distruggere le spore del costrimbutudine tipo A e B. Alimenti ad alta acidità invece dovremmo andare con un pH, trattamenti purché inferiore a 4,6, trattamenti purché le costrimbutudine non possono germinare, ma possono germinare specie aciduriche. Alterazioni microbiche nelle conserve in scatola si possono avere, questi possono essere degli ottimi consigli per chi la fa la produzione, no? Alterazioni microbiche, alterazioni dovute a insufficiente raffreddamento, sporigeni termofili germinano a 43 gradi o più, ma crescono anche a temperature maggiori di 30 gradi. Alterazioni dovute all'insufficiente riscaldamento, questo è pericoloso. Alterazione dei carboidrati o alterazione del costrimbutyricum o pasteurium, alterazione delle proteine, quindi si possono avere dei rigonfiamenti della confezione, HLS, indolo, scatolo, che è un cattivo odore, insomma, ammoniaca, CO2, idrogeno, la presenza di Clostridium botulino, Clostridium sporogenes o putrefacens. Alterazione per mancata integrità del contenitore. Infatti il contenitore si può presentare ammaccato, eccetera. La chiusura non è perfetta, quindi alterazione dovuta a questo. Alterazioni non microbiche possono essere chiaramente il bombaggio chimico, ma anche indotto dalle alterazioni microbiche che producono dei gas che potranno rigonfiare il nostro prodotto. Imbrunimento enzimatico, liquefazione, gelificazione. Indicatori di alterazione di prodotto, ci possono essere dei criteri sensoriali, microbiologici o chimici per la presenza o meno di sostanze. Queste sono le cose che uno dovrebbe fare attenzione nell'apertura. Vi ripeto, ci sono dei criteri, quello sensoriale, che sicuramente non si può applicare al botulino, però è comunque indicativo fare attenzione. Allora, la scelta degli indicatori di alterazione microbica e funzioni di che cosa? Presenti in basso numero o assenti, per esempio, quelli chimici in alimenti freschi. Nelle normali condizioni di conservazione deve aumentare fino a raggiungere livelli elevati per poter noi notare una
alterazioni di tipo microbica. Quando si manifestano, le alterazioni dovrebbero essere la causa predominante microbica o chimica. La scelta dell'indicatore può essere determinata rapidamente. Inoltre, la scelta delle alterazioni devono essere determinate in modo affidabile per predire la conservabilità, lo stato di alterazione del prodotto. Questi criteri che ci stiamo creando adesso per poter definire se il prodotto è o non è degradato ci serviranno per avere un'idea, per tenere sotto controllo i nostri prodotti nella fase successiva dell'autocontrollo. Hanno una buona correlazione con i criteri sensoriali di alterazione di quel particolare prodotto. Indici microbiologici. Quindi le carni fresche conservate in aerobiosi, conteggio dei psicotrofi aerobi, all'incirca 10 giorni deve avere un valore che da riferire ai gram negativi. Carne sotto vuoto, conteggio esattamente dei microrganismi psicotropi su un terreno di queste caratteristiche. Quindi qui sono riportate un po' le analisi che vanno effettuate. Indici di alterazioni microbiche, in questo caso sensoriali, perché queste sono tutte delle sostanze altamente particolari, con un odore particolare, sono qui riportate. Qui sono dei saggi ancora. Allora, passiamo adesso alla contaminazione degli alimenti, come può avvenire. Abbiamo fatto un'ampia carrellata, insomma, riepilogando, abbiamo visto noi quanti tipi di contaminazione possiamo avere, abbiamo visto quali possono essere i sistemi di conservazione degli alimenti, adesso vediamo come possiamo noi, per distrattamente, andare a contaminare gli alimenti, perché in questa maniera adesso avremo un quadro chiaro della situazione per poter noi gestire la nostra azienda in quello che si chiama autocontrollo. Contaminazione degli alimenti, come può avvenire la contaminazione di un alimento? Tramite trasferimento di materiali indesiderati, che cos'è intanto una contaminazione degli alimenti? È un trasferimento di materiali indesiderati nel prodotto finito. L'origine della contaminazione può essere di natura chimica, fisica, biologica o microbiologica. Contaminazione fisica. Presenza di corpi estranei, sassolini, schegge metalliche, di vetro, di legno, frammenti di plastica, che si originano evidentemente dalla negligenza o dalla carente manutenzione degli impianti. E la contaminazione fisica è effettivamente particolarmente pericolosa e talvolta inaspettata. Immaginate un pezzo di vetro nel gelato. Purtroppo un cliente è capitato questa cosa, un mio cliente, perché nella produzione del gelato è partito evidentemente da qualche parte una scheggia e poi il risultato è stato che la persona che aveva acquistato il gelato poi è stato ricoverato, è stata abbastanza drammatica la situazione. Contaminazione fisica ancora, pezzi metalliche, pezzi di metallo. Immaginate un'azienda di produzione dei latticini, nella produzione dei latticini c'era a un certo punto una tramogia che veniva regolata dalle viti. Il distacco della vite, quindi il dado, tre parti, sono finiti in tre parti diverse d'Italia. Per fortuna, diciamo che i consumatori si sono accorti e si è ridotto il tutto a un reciproca comprensione, insomma, però poteva avere degli esiti drammatici. Manco a farlo apposta, un pezzo è andato a finire a Venezia, uno a Torino e uno nella bassa Piacentina, insomma. Quindi la questione è finita lì. Però, quindi, questo presuppone già dovuto alla carente manutenzione degli impianti o controllo, in questo caso, perché non si doveva svitare la vite. Contaminazione chimica,
diciamo che in questo caso ci sono da considerare i metalli pesanti dovuti da origini inquinamento, pesticidi, solventi, antibiotici, ormoni. Questi sono sicuramente dei problemi seri, in quanto non sempre c'è attenzione a questi problemi sugli antibiotici e gli ormoni. Pensate specialmente alle carni, che magari animali da corsa che poi vengono dopati in un certo senso e quindi poi vengono utilizzati negli animali da corsa che poi vengono uccisi per poter essere venduti come carni. Evidentemente non sempre i produttori questi rispettano, almeno alle notizie che si sente, i tempi di eliminazione di questi antibiotici che poi vanno a finire sulle tavole e quindi poi le conseguenze di questi prodotti all'interno dell'organismo non si conosce, insomma. Insomma, se degli ormoni vengono dati agli animali e poi vengono consumati, comunque ce li troviamo all'interno del nostro organismo. Originano dalla materia prima per effetto dell'inquinamento ambientale, per contatto degli alimenti con imballaggi, che non sempre viene data attenzione a questo, all'uso improprio di farmaci nell'allevamento del bestiame. Contaminazione biologica origina dall'aggressione delle diete alimentari da parte di agenti biologici, quali insetti, volanti o striscianti, larve di insetti, escrementi di roditori. Ancora, contaminazione, quelle di sopra era biologica, microbiologica, presenza di microrganismi patogeni e saprofiti che originano nelle materie prime, dai cicli di trasformazione o dal contatto con l'uomo. E il problema è che nel caso delle contaminazioni microbiologiche, per esempio per la crescita di muffe sui cereali, però poi queste muffe, se assunte evidentemente dall'animale, queste possono finire evidentemente per la produzione di tossine, poi le tossine le troviamo nel latte. Infatti è diventato obbligatorio il controllo delle tossine nel latte, proprio perché se i prodotti in origine dati all'animale non sono buoni, poi naturalmente questi producono la tossina poi finisce evidentemente nel latte e poi chiaramente nell'uomo. Modalità di contaminazione dei cibi può essere di natura endogena, all'origine quindi alle materie prime, oppure esogena, cioè dalla lavorazione. Stoccaggio, depositi non idonei, scarsa pulizia delle celle frigo, non con promiscuità degli alimenti. Questo non solo durante lo stoccaggio, ma anche durante il trasporto. Durante la manipolazione, attrezzature e superfici di lavorazione contaminate, promiscuità cotto crudo, che non deve esistere, o sporco pulito, in osservanza delle norme igieniche personali. Dopo la preparazione, promiscuità cotto crudo, confezionamento in condizioni igieniche inadeguate, presenza di insetti o di roditori che possono essere trasportatori di veicolo o la polvere stessa, se l'ambiente di lavoro non è perfettamente idoneo, veicolo la polvere di contaminazione. Tra l'altro devo dire che se c'è un aerosol o bene, per esempio nella pulizia bisogna fare attenzione che l'utilizzo per esempio di sistemi, vaporella eccetera che permette di produrre un aerosol, questo aerosol può rimanere sospeso nell'aria fino a 8 ore, quindi in queste 8 ore i microrganismi che eventualmente ci fossero tramite il contatto con la polvere possono essere questi aerosol veicolo per questi microrganismi, quindi può essere modo fonte di contaminazione. Quindi almeno la normativa regionale ha previsto il non utilizzo di queste tipologie di attrezzi per la disinfezione degli ambienti di lavoro per condizioni appunto igienico-sanitarie. Contaminazione degli alimenti. Più cibi sono manipolati e costituiti da molti ingredienti, più elevato è il numero di batteri che contengono e quindi di conseguenza maggiore è il numero di microrganismi
nel cibo, minore è la sicurezza igienica e la vita commerciale del prodotto. Quindi più ingredienti assurdo può portare evidentemente a una maggiore contaminazione. Contaminazione crociata, questa effettivamente può derivare dal fatto che ci siano il contatto casuale o tra diverse superfici in cui uno è non contaminato e l'altro è contaminato. Le conseguenze che si vanno a contaminare tutte e due. Coltelli, tinta carne, attrezzature varie, superfici, tavoli di lavoro e contenitori, o mani degli operatori che non sono pulite. Quindi di conseguenza c'è la contaminazione. Anche se le mani dell'operatore sono perfettamente pulite, le superfici d'uso non sono pulite, allora alla fine si contamina comunque il prodotto. Oppure i coltelli non vengono lavati adeguatamente, quindi la conseguenza è poi la contaminazione. È anche vero che la frittatrice, per esempio, proprio per garantire questa cosa, la frittatrice della carne non deve essere la stessa frittatrice del formaggio, e così viceversa, in modo da evitare questa contaminazione, la trasmissione di lattobacilli da una parte all'altra, in modo da evitare effetti fermentativi inaspettati, insomma. Abbiamo visto prima quali possono essere le situazioni che possono portare alla contaminazione, al predominare di un tipo di microorganismo rispetto all'altro. Modalità di contaminazione degli alimenti da parte di un portatore sano, attenzione, quella della presenza di portatori sani in un ambiente è abbastanza pericolosa, perché può essere che tra gli operatori sanitari ci sia un portatore sano che non sa di avere il problema e che quindi poi trasmette agli alimenti tramite starnuti o addirittura solo mettersi le mani al naso, eccetera, e poi continuare a lavorare, di trasmettere il microorganismo. I germi patogeni sono eliminati attraverso le feci, il naso e la cute. Trasferiti sulle mani, entrano in contatto con gli alimenti, qui sopravvivono e si moltiplicano se trovano le condizioni favorevoli. Quindi le condizioni che c'è la trasmissione attraverso il portatore sano, ruolo degli alimenti nella trasmissione della carica microbica ed enzimologica microbica. Semplice veicolo, substrato intenso di moltiplicazione. Fattori che comportano la contaminazione degli alimenti. Alimenti crudi, inizialmente contaminati. Alimentaristi portatori di agenti patogeni che toccano i cibi non destinati ad un successivo trattamento termico. Contaminazione crociata tra cibi cotti e crudi. Utilizzo di avanzi di cibo. Approvvigionamento da fonti insicure, frutti di mare, latte crudo, conserve alimentari casalinghe. Ma noi adesso cominciamo già a imparare come si fanno le produzioni casalinghe. Più aceto, più sterilizzazione, più trattamento termico. Conservazione in zone con condense o gocciolamenti. Utilizzo improprio di fitofarmaci, alimenti acidi a contatto con superfici contenenti metalli tossici, piombo o rame. In qualsiasi modo e in qualsiasi fase avvenga la contaminazione microbica degli alimenti, la pericolosità dipende da temperature di conservazione del cibo, tempo che trascorre tra la preparazione ed il consumo, la deperibilità dell'alimento. Voglio dire, se il tempo che trascorre tra la preparazione e il consumo è breve, può essere pure che la contaminazione sia in atto ma non comporta un problema sulla salute della persona. Se invece tra la preparazione, per esempio gli antipasti nei matrimoni, e poi avviene dopo due giorni, c'è il rischio che tra un giorno succeda. Tra un giorno è sicuro, cioè di casa è sicuro un giorno. Fattori che influenzano lo sviluppo microbico: temperatura, pH, tensione di ossigeno, questo già l'abbiamo visto con attenzione,
attività dell'acqua, concentrazione salina e composizione dell'alimento. Chiaramente se l'alimento è ricco di acqua abbiamo una possibilità maggiore che ci possa essere una decomposizione, quindi una crescita microbica. La temperatura, oramai siamo, già queste cose sono, fanno parte del nostro, delle nostre conoscenze. Intervallo di crescita dei psicofili tra 5 e 20 gradi, temperatura ottimale 10-12, mesofili tra 20 e 45, temperatura ottimale 32-37 gradi, termofili sono quelli che resistono insomma a temperatura sufficientemente alta, 45-75 gradi, temperatura ottimale 55, psicotrofi tra 0,5 e 35 gradi, temperatura ottimale 25-30 gradi. Moltiplicazione dei batteri in condizioni favorevoli, tempo indicativo di moltiplicazione. Quindi se noi partiamo da tempo zero, un microorganismo, attenzione, un microorganismo, dopo due ore i microorganismi saranno diventati 64, dopo 4 ore saranno diventati 4.000, dopo 6 ore saranno diventati 260.000, dopo 8 ore sono diventati 17 milioni. Come vedete, dopo appena 12 ore un microorganismo è diventato 69 miliardi, che quindi comincia a diventare un numero particolarmente pericoloso. Quindi a 12 ore, se c'è una contaminazione, questa avviene e si sviluppa nella sua maggiore efficacia. Quindi qui non impiegano 9 mesi per riprodursi, qua in 12 ore sono diventati da 69 miliardi. Ecco qua, livello di soglia per l'insorgenza di evidenze insomma sul corpo umano, per esempio la tossina dello stafilococco, bastano 10-13 microgrammi per dare dei segni di intossicazione. La tossina botulinica basta un microgrammo per dare intossicazione. La salmonella tifi bastano 2 unità facenti colonie, cioè 10-100 unità facenti colonie che già sono tossiche. Le altre salmonelle in genere sono da fino a 10.000 unità colonie. Gli Escherichia coli, come vedete, è un bel alto valore, 10 all'ottava. Clostridium perfringens, 100.000 unità facenti colonie, ci devono essere 100.000 microrganismi. Quindi voglio dire, anche se un alimento è contaminato, per esempio da un Clostridium, un bacillus, nelle prime ore, evidentemente, ci fossero all'inizio un solo microrganismo, nella prima e seconda ora non ha raggiunto ancora quel valore di soglia, quindi sono consumabili senza generare problemi evidenti. Chiaro, vedete lì invece Campylobacter, 500 unità facenti colonie, soggetti a rischio, già 500 colonie sono pericolose. Se il batterio c'è, però non ci dà problemi perché ancora non è sviluppato, ingerendolo dentro di noi cosa succede? Non succede nulla perché l'organismo, cioè gli anticorpi o le nostre difese sono in grado di avere il sopravvento su di esso. No, non proliferano perché vengono eliminati. Molto spesso ci sono dei problemi in cui c'è sempre, anche nel nostro intestino ci sono degli Escherichia coli e nel nostro intestino si viene a creare una specie di equilibrio tra gli Escherichia coli che sono prettamente umani e quelli che sono i nostri anticorpi. C'è un equilibrio in modo che non ci sia la predominanza dell'uno e dell'altro. Nel momento in cui ciò avviene, stiamo male. Esatto. Esattamente. Quindi ingerendo noi una quantità di Escherichia coli eccessiva,
allora il nostro organismo risente di questo squilibrio e si ha soprattutto delle scheriche a coli, quindi infatti ci sono problemi intestinali, diarrea, vomito, febbre, questa è la sintomatologia più evidente di questo. Riuscire, sì, esatto. Infatti io l'altro giorno già dissi nell'altra lezione che l'utilizzo di fermenti lattici a una data acidità aiuta oltretutto il nostro intestino in quelli che sono a regolare la funzionalità intestinale, proprio per questo. Infatti quelli soffrono un pochino l'acidità e quindi possono essere eliminati. Addirittura, quindi come vedete, il fibro paramoliticus 10 alla 5 unità forse di colonie, la listeria basterebbero già 1000 microrganismi per i soggetti a rischio per i problemi. Quelli invece che non hanno particolari debolezze invece 10 alla 6 unità forse di colonie. Influenza della temperatura sullo sviluppo microbico. Sì, sono cose che stiamo riprendendo un po' da quello che sappiamo. Nella sterilizzazione anche le spore vengono uccise, con i punti di ebollizione tutti i batteri ad eccezione degli sporigeni sono uccisi. Condizioni di crescita rallentate. Nelle temperature negative, condizioni di crescita rallentate tra 10 e 20, nelle condizioni di temperature negative, congelamento o punti di congelamento, nessuna crescita dei microrganismi. Questo significa che in realtà non stanno crescendo o moltiplicandosi, ma sono sempre presenti e sono in un certo senso immobilizzati, ma sono vivi. Quando noi si dovesse riscaldare nuovamente, questo si riporta in quelle condizioni. Velocità di crescita di alcuni microrganismi a diverse temperature di refrigerazione, i psicrofili veri a 10-13 gradi, 2-3 in tempo il tempo di moltiplicazione in termini di ore, invece se assembli la psicrofili la temperatura di 0-1 gradi ci vogliono 12 ore. La salmonella per riprodursi, vedete un attimo, a 0-1 gradi, la salmonella per riprodursi impiega un tempo infinito, cioè praticamente non si moltiplica. Quindi un prodotto che contenesse la salmonella in piccole un numero di unità microrganismi, se consumato o ottenuto a temperatura bassa, non prolifera. Lo stesso per l'enterobatteriace. Qui il numero di microrganismi che si ottiene è sempre funzione della temperatura. Temperatura massima e minima per alcuni microrganismi, lo Clostridium perfringens per esempio, 50 è la temperatura massima di sovravvivenza e 20 è la minima. Campylobacter, quello che abbiamo nel nostro stomaco, insomma, è compreso tra 32 33 e 50 gradi. Lo stafilococco e la salmonella è compreso tra 10 per esempio e 45 gradi. Sviluppo di alcuni microrganismi al di sotto dello zero, tempo medio di sviluppo in ore, per esempio l'arco compacter a meno 4-30 ore, altri tempi di vita molto bassi. A temperatura ambiente, in particolare nell'intervallo di temperature che va da 10 a 65 gradi, gli alimenti devono sostare il minor tempo possibile, e questo lo sappiamo perché è l'optimum di crescita dei microrganismi. Quindi tra 10 e 65 gradi, una regola generale, cercare di non farli sostare per molto tempo. Termoresistenza dei microrganismi, già sappiamo, 120 gradi di distruzione delle spore in 10-20 secondi, 100 gradi di distruzione rapida di tutte le forme vegetative, sviluppo massimo di psicofilo, questo già sappiamo. Azione divitalizzante del congelamento, cisti di trichinella spiralis 16 giorni a meno, ci sono alcuni microrganismi che soffrono evidentemente le temperature basse, quindi le ciste di trichinella spiralis 16 giorni a meno 10. La tenia solium ossaginata 5 giorni a meno 10 o 3 giorni a meno 18 muore. Anche o cisti e cisti 2 giorni a meno 20. Queste sono, diciamo, ma queste sono delle forme
molto sviluppato, molto complesso e non sono un semplice microorganismo. Ripetiamo ancora, il freddo non distrugge i microorganismi, più basse sono le temperature, maggiore è il rallentamento dell'attività microbica, consentendo un prolungamento dei tempi di conservazione, ma non di uccisione dei microorganismi. Il sistema della conservazione con il freddo prevede un rigoroso rispetto della catena del freddo. Questa è una cosa importantissima che deve essere richiesta ai nostri fornitori, quindi quando ci devono portare i prodotti, di regola dovremmo controllare la temperatura del mezzo, come già le fece notare l'altro giorno. La refrigerazione si ottiene una forte inibizione della crescita del microorganismo responsabile della tossinfezione. Congelamento, si ottiene il blocco pressoché totale della crescita, surgelazione, si formano cristalli piccolissimi che non danno energia nell'alimento, come ho già visto. Utilizzo corretto delle celle frigorifere, questo è importante, assicurarsi che in ogni celle ci sia un termometro e controllare giornalmente la temperatura. Le notizie che stiamo portando, stiamo dicendo in questa fase, poi le ritroviamo nell'autocontrollo che ci chiede che giornalmente sia fatto il controllo della temperatura. Evitare lo stivaggio eccessivo all'interno della cella frigorifera, perché deve circolare l'aria. Oltretutto, se il frigorifero viene riempito troppo, poi il frigorifero non riesce a refrigerare alle temperature volute. I recipienti di metallo o vetro devono essere posti nella parte inferiore in modo da evitare sgocciolamenti. Coprire i recipienti per impedire contaminazione, tutti i recipienti vanno coperti. Non appoggiare direttamente a terra le derrate, a terra nel senso del ramo. Conservare separatamente i cibi cotti e crudi all'interno del non ci sta. Conservare separatamente, in questo senso che siano in contenitore. Non mettere mai cibi caldi nel frigorifero per non causare innalzamento della temperatura all'interno del frigorifero, poi non si è sicuri che il frigorifero riesca a recuperare quella temperatura e quindi poi non sia più stabile. L'abbattimento della temperatura, come già abbiamo detto anche ieri, è importantissimo perché in questa maniera non facciamo sostare troppo tempo in quell'intervallo di temperatura favorevole alla crescita microbica. I cibi già cotti ed ancora caldi non devono essere mantenuti a lungo tempo a temperatura ambiente per evitare la crescita di germi contaminanti. È indispensabile refrigerare seguendo due regole: raffreddarli nel più breve tempo possibile prima di metterli in cella, abbattimento della temperatura, ci sono gli appositi abbattitori. Non mettere mai in cella alimenti in grandi pentole ancora caldo, raffreddamento molto lento e aumento la temperatura della cella a frigo. Abbattimento della temperatura, modalità di abbattimento tramite apparecchiature appositi di abbattitori di temperatura. Con sistemi casalinghi, raffreddamento dei contenitori sotto acqua corrente fredda o in bagno di ghiaccio, da non utilizzare nella ristorazione collettiva. Perché nella ristorazione collettiva, siccome c'è la somministrazione veloce, può non essere efficace. Abbattitori rapidi di temperatura, una pietanza che esce dalla cottura, effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature, si trova di norma al massimo della qualità e della salubrità igienica. Non sempre tale pietanza viene servita immediatamente. Eccolo qua. Soltanto un rapido abbassamento della temperatura all'intera massa del prodotto, soprattutto al cuore, dove il raffreddamento avviene più lentamente, può consentire di mantenere l'alimento ai massimi livelli di qualità organolettica e sicurezza igienica. Per quanto riguarda gli abbattitori di temperatura, abbiamo due diverse tipologie, A e B. A, ideale per prodotti di spessori ridotti, come le verdure di dessert. B, ideale per prodotti densi e di più grossa pezzatura o confezionati. Cioè da meno 70 a più 3 al cuore entro 90 minuti, con una temperatura variabile dell'aria, della camera, insomma. Conservazione automatica del ciclo, al fine del ciclo. Congelamento rapido, da 70 a meno 18, questo sarebbe certo l'ideale, al cuore del prodotto, con una temperatura dell'aria della camera di meno 40. La rapidità di penetrazione del freddo microcristallizza
l'acqua degli alimenti, evitando di alterare la consistenza e l'integrità. Questo è importante, ma noi abbiamo già detto questo della surgelazione, questo praticamente da più 70 a meno 18, e con una temperatura della camera meno 40 è come parlare di un surgelamento. Quindi migliore caratteristica del prodotto. Qui c'è un circolare dell'assessorato alla sanità dell'Emilia Romagna che dice: per i locali di ristorazione collettivo e pubblica, compresi i centri di produzione pasti, l'autorizzazione sanitaria comprende anche l'esercizio di ogni modalità di conservazione mediante il freddo applicato agli alimenti prodotti nella struttura. Tale pratica dovrà essere esplicitamente dichiarata all'atto della presentazione dell'autorizzazione sanitaria. Gli alimenti a congelare devono raggiungere a cuore la temperatura di congelamento nel più breve tempo possibile. Poi, questa è una indicazione. Temperatura di conservazione, carni fresche tra 0 e 4 gradi, pollame con i frattali da 0 a 3, salumi insaccati a più 6, prodotti cotti da consumarsi freddi a più 4 e prodotti surgelati almeno a meno 18. Regole per la conservazione delle carni: conservare in celle separate, non si suppone di disporre di celle diverse, creare spazi separati all'interno del frigo, o addirittura mettere nelle vaschette separate. Carni rosse, pollame, salume, uova e verdure. Le uova vicino ai pollami o vicino alle verdure no, perché potrebbero trasmettere la salmonella sulle verdure. O vicino ai carni rosse no, perché potrebbero trasmettere, quindi si capisce che devono stare in comparti ben chiusi. Impedire qualsiasi contatto tra carne imballate e carne non protette. Se si devono depositare nella stessa cella carne confezionate e carne non protette, separarle e proteggere da carne sfusa, almeno con il filtro, dico. Depositare gli scarti in un contenitore chiuso. Organizzare un'efficace rotazione del magazzino tenendo comunque conto della data di scadenza. Ovviamente la rotazione del magazzino è sempre quella del FIFO, first in, first out, cioè il primo che entra e il primo che deve uscire, insomma. Scongelamento, questo abbiamo già visto nella lezione precedente, i prodotti congelati, una volta scongelati, devono essere conservati in frigorifero e consumati entro 24 ore. Sì, anche questa altra possibilità è quella di per scongelare il prodotto, cioè metterlo nel frigo per un certo numero di ore, poi non scongelare mai a temperatura ambiente, perché è una temperatura sulla cui superficie è sicuramente più alta di quella interna, quindi sulla superficie si comincia a produrre, ad avere una crescita microbica che può essere pericolosa. I batteri possono moltiplicarsi dopo lo scongelamento e non solo. Gli alimenti già scongelati non devono essere ricongelati, perché si possono avere comunque un certo numero di microrganismi che sono già presenti, si sono moltiplicati, e poi anche se noi lo andiamo a ricongelare, questi già moltiplicati, poi nella fase successiva, prima della preparazione successiva, possono creare dei problemi. Modalità di scongelamento: ancora dei vegetali, immersione diretta nell'acqua, prodotti ittici, cotture dirette del prodotto o un'acqua fredda corrente. In caso di emergenza, questo dell'acqua fredda corrente, a livello domestico però, iniziare lo scongelamento all'esterno del frigorifero massimo alcune ore, per poi completarlo a temperatura di refrigerazione. Carne deve essere effettuata in frigorifero sempre o in forno microonde.